lo chiedo però prima a Marco Tarquinio, direttore di un quotidiano che, unico nella stampa in Italia, ha avuto il coraggio di dare la notizia, di metterla in prima pagina il 20 di agosto, di un terribile naufragio di oltre 400 persone nel Mediterraneo, che oramai non fa più notizia. Tarquinio. Sì, nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le foto delle persone che sono state rispedite in Libia attraverso, con la complicità della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Persone scheletriche, delle gambe che sembrano quelle di, purtroppo dico con rispetto, di un malato d'anoressia, quanto sono sottili. Parliamo di queste persone, lo vorrei dire con, senza polemica al collega Senalti, bisogna accendere più riflettori che si può sulla condizione di questa gente. La storia ci giudicherà per quello che non abbiamo fatto, non per quelli che abbiamo salvato nel canale di Sicilia, per quello che non abbiamo fatto per svuotare quei luoghi di detenzione assurdi. Sono anni che chiediamo dalle pagine Avvenire un'iniziativa congiunta euroafricana, perché vengano svuotati quei lager, che sono invece finanziati con i soldi anche dell'Occidente. Questo è drammatico e questo non può esserci consentito di ignorare da cronisti di questo tempo, perché è una ferita aperta e purtroppo non è sotto gli occhi di tutti come dovrebbe essere. Io sono contento che il Ministero dell'Interno stia predisponendo, non amo i lager di nessun tipo, ma so che il mio paese è una democrazia e so che le navi di quarantena che sono state allestite, anche se non sono una condizione ottimale, servono a rasserenare il dibattito pubblico e a dare una distanza decente alle persone che non possono essere salvate in mare. In tutto questo, l'ultima cosa, Magnani, una cosa però sul Covid vorrei dirla anch'io. Prego. E non per entrare nella polemica con nessuno, perché ogni giornale fa le battaglie che ritiene dover fare con i modi che ritiene. Dico solo che un'intervista al professor Galli che abbiamo fatto in agosto, in cui spiegava con grande saggezza perché il virus non è più ancora più debole, ma perché noi siamo più forti, ha furoreggiato per tutta l'estate dalle nostre pagine con migliaia e migliaia e migliaia di rilanci. Credo che siano parole utili ed è prezioso per questo tipo di informazione. Un altro professore, Fabio Magrini, grande cardiologo, ha lanciato un'idea per il prossimo turno elettorale di settembre che io mi permetto di lanciare da qui. Può essere un'occasione per uno screening di massa attraverso i tamponi e seggi elettorali per tutti quelli che vogliono farlo. Credo che sarebbe importante che i signori che siedono in Parlamento guardino con attenzione a questo tipo di problemi. È una questione sulla quale ritorneremo.